potete inquadrare questo? Questo qui non è il decreto lavoro di Poletti e Renzi. Ve lo faccio vedere. Questo è il decreto lavoro di Poletti e Renzi, carta straccia. Ok? Allora, c'è una. Vi faccio una metafora, voglio fare una metafora molto semplice che venga capita a casa esattamente da tutti. Il mondo del lavoro italiano è un ammalato che sta morendo dissanguato. Renzi e Poletti, invece di andare alla Banca Nazionale del Sangue a prendere le giuste trasfusioni, vanno nelle garze, nelle bende dell'ammalato a strizzare delle goccine di sangue e gliele danno. Questo è un insulto alla tragedia del lavoro italiano, ma soprattutto è un atto criminoso, perché chi distrugge il lavoro e l'economia italiana, così come ha fatto Grilli, viene poi remunerato dalle megabanche, vengono assunti perché hanno fatto il lavoro per la Germania. Allora, Prodi ha fatto questo, Amato ha fatto questo, Grilli ha fatto questo, Poletti e Padoan finiranno nelle megabanche anche loro, dovrebbero invece finire in galera. Allora, come si crea il vero lavoro? Creare vero lavoro per creare vero profitto, le due cose sono completamente collegate. Un vero reddito crea vera spesa, crea veri profitti per le aziende. Lo schema anche qui è molto semplice, cerco di spiegarlo nella maniera più chiara possibile. Bisogna per forza cominciare con una grande iniezione di liquidità al netto da parte dello Stato, del governo. Bisogna iniettare una liquidità al netto nel paese, vuol dire che il governo spende 100 e tassa 50, vuol dire che qua rimangono 50 monete, 50 soldi al netto che non sono soldi da restituire a nessuno, perché se il denaro è bancario deve essere restituito con gli interessi, se il denaro è spesa a deficit dello Stato, metto 100, tasso 50, rimane nel settore privato di cittadini e aziende, non deve essere restituito a nessuno. Si comincia con una grande iniezione di liquidità, che significa redditi che vengono spesi, se vengono spesi creano domanda, domanda di beni e di servizi. Se c'è domanda di beni e servizi, ci sono le vendite sono in aumento esponenziale, così come deve essere in aumento esponenziale l'immissione di liquidità al netto da parte del governo del paese. Questo crea il vero profitto delle aziende, vero profitto perché non è profitto creato sui soldi a debito delle banche, è creato su soldi dello Stato al netto. Il vero profitto crea investimenti, crea assunzioni e finalmente crea il vero lavoro. Questo è il vero lavoro, remunerato giustamente, secondo le qualifiche dei lavoratori, perché è sostenuto da questa grande iniezione di ossigeno dello Stato. Ora, che cos'è questa iniezione di ossigeno dello Stato? Non è altro che quello che la Mosler Economics chiama il programma di piena occupazione, Mosler Economics MMT, cioè lo Stato assume con una spesa a deficit il 100% dei lavoratori italiani. Il 100% gli dà un reddito equiparato alle loro competenze e capacità, reddito di dignità e non i 600 euro a scaricare bancale all'IKEA come succede oggi. Allora, ritorniamo qua. Ecco che il programma di piena occupazione ha creato una immissione di liquidità enorme nel paese, sono miliardi, vengono spesi, creano domanda, creano vendite, creano vero profitto, creano assunzioni, creano lavoro vero. Una nota per gli imprenditori: sradicatevi dal cervello l'idea che il minimo reddito sia quello che crea il profitto dell'azienda, perché il minimo reddito scardina tutto il processo virtuoso, vuol dire minima domanda, vuol dire minime vendite, vuol dire minimo profitto e voi siete fregati. Questo è un percorso per creare lavoro. Questa non è carta straccia. Qui nessuno deve finire in galera.